Buongiorno a tutti ragazzi e bentrovati in questo mio nuovo video. Allora, oggi vorrei parlarvi di due personaggi, due ragazzi che al momento secondo me stanno riscuotendo un successo clamoroso all'interno di YouTube, diciamo nella sezione fitness: Michael Spampinato e Marco Saccone. Allora, per quanto riguarda Michael, cioè Mitch, io sinceramente non l'ho mai conosciuto di persona, ma lo seguo praticamente dagli albori. E secondo me è un ragazzo che ha avuto una brillante idea, ha avuto la genialità di portare lo stile americano all'interno della sezione dedicata al fitness di YouTube Italia. E questa secondo me è stata una genialità. Ha avuto praticamente l'intuito che qui in Italia mancava qualcosa. Non c'erano proprio dei veri e propri videoblogger come lui. Lui possiamo dire che è stato il primo, il precursore di quello che adesso poi fanno in parecchi. Secondo me è un ragazzo molto umile. Ripeto, io non l'ho mai conosciuto, però dai video, da quello che dice, da come si comporta, cioè mi comunica molta umiltà. Lui più volte ha affermato che comunque sì, le cose che lui dice bisogna comunque non prenderle mai come se fossero diciamo dei discorsi estrapolati dalla Bibbia, perché anche lui non è poi un luminare in tutto. E questo secondo me è un'ottima cosa, perché quanta gente si professa dei veri e propri messia all'interno, diciamo, dei video che fanno, che postano su YouTube, e poi magari sono solamente dei cialtroni. Poi è fantastico perché lui, oltre a fare video inerenti allo sport, ai suoi allenamenti, alla sua metodologia anche di alimentazione, fa dei vlog anche della sua vita. Quindi praticamente lui gira costantemente, filmati a 360 gradi, nell'arco della giornata, che comprendono praticamente tutto ciò che gli succede all'interno appunto della giornata. Altra cosa, secondo me è stato molto coraggioso quando ha fatto il filmato in cui si è tirato sulla maglietta e ha fatto mostrare la sua situazione addominale. Quante persone avrebbero fatto come ha fatto lui? Lui è una persona che secondo me ha avuto un estremo coraggio a fare una cosa simile. Io sinceramente non lo so se l'avrei fatto, e da parte mia una persona del genere può solamente che ricevere stima, perché comunque adesso poi è arrivato ad alti livelli, ma è partito dal basso. Quindi stima totale. E poi non c'è da tralasciare che è riuscito a creare insieme ad altri youtuber una vera e propria community con raduni in cui già hanno fatto in varie parti d'Italia, e questo secondo me è fantastico. Ripeto, secondo me Michael Spampinato ha portato una vera e propria ventata di freschezza all'interno di YouTube Italia, riguardante naturalmente tutti, diciamo, il campo del fitness. Poi, altro personaggio di cui vorrei parlare è Marco Saccone. Allora, anche Marco Saccone, secondo me, è una persona molto umile, e da quello, ripeto, io neanche lui ho mai visto dal vivo, ma da quello che vedo, da quello che leggo, mi sembra anche una persona di grande cuore. Molto bello è stato il video che ha pubblicato in cui racconta la sua storia passata da ex anoressico, ok? Anche qui, quante persone avrebbero fatto una cosa del genere? Ha fatto un video meraviglioso dove praticamente posta tutte una sequenza di fotografie da quando aveva l'anoressia fino adesso. Si è aperto praticamente al pubblico, e anche qua secondo me lui ha dimostrato di avere molto coraggio. Da quello che ha detto, da quello poi comunque che si è visto nel filmato, è una persona che ha sofferto molto, però è riuscito a risalire, si è rimesso in carreggiata, e secondo me lui è un ottimo motivatore. Una cosa che mi dà molto fastidio è che molto spesso lui viene criticato all'interno, diciamo, dei suoi video. Commentano in una maniera veramente scandalosa, lo accusano di essere dopato, lo offendono, dicono parolacce, e lui ci soffre molto. Io questa cosa non la condivido, però naturalmente, voglio dire, le persone
sono sempre invidiose del successo che hanno altri. Allora io ti dico, Marco, ma che te frega, ma falli schiattare, ma so problemi loro. Poi ragazzi, scusate, ma se Marco, anche se fosse dopato, ma voi, ma che ve frega, ma lasciato sta, fategli fare la sua vita. Altra cosa poi fantastica che sia Marco che Michael molte volte fanno dei film in cui si allenano insieme e vengono fuori delle chicche fantastiche. Ragazzi, cosa dire? Secondo me questi due ragazzi hanno veramente colto l'essenza di YouTube Italia per quanto riguarda il campo del fitness, ma naturalmente poi nella loro community ci sono altri ragazzi, come per esempio Simone Workout, Matt Carolina, quindi anche, diciamo, anche le donne si sono, tra virgolette, accodate al loro sistema. E secondo me stanno tutti quanti portando avanti, portando nel futuro YouTube Italia settore fitness. Spero un giorno di poterne farne parte anch'io, perché è un mondo che mi affascina, è un mondo bello, dove comunque si scambiano idee, si scambiano opinioni, si conosce nuova gente, ci si confronta e non c'è cosa migliore. Allora, detto questo, mi hanno suggerito che dalle mie parti è aperta una Lidl e dato che viene molto 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 pubblicizzato, specialmente poi da Michael, io non ci sono mai stato, sono proprio curioso di andare a fare una bella visita. Allora mi cambio e andiamo. Allora ragazzi, io non so da voi come state messi, ma qua a Roma le strade sono tutta una buca. Cioè è tutto completamente sfondato, tutte le strade sono distrutte, tra un po' non ci vuole più neanche il fuoristrada, bisogna andare in giro col carro armato, col cingolato, coi cingoli. Scandaloso ragazzi, scandaloso. Dunque, durante il percorso non ho potuto far meno di fermarmi qua, ragazzi, guardate che bello. Mitico borghetto medievale, ragazzi, eh? Questa è Ostia Antica, guardate che bello. Tra l'altro ci hanno fatto pure una pubblicità qua ultimamente, manco mi ricordo quale. Troppo bello. Tanti ricordi, ragazzi. Troppi. Simola italiana, il meglio della tradizione marchigiana. E ora cucinarla è tradizione anche a casa nostra. Allora, eccoci arrivati finalmente alla Lidl. Andiamo un po' a vedere quello che riusciamo a trovare, se riusciamo a comprare qualcosa. Mi guardano tipo alieno. Allora. Dunque, questo dovrebbe essere il quark, il famoso formaggio di cui tutti parlano. Allora, questo è quello magro. Questo qui è, diciamo, quello normale. Va bene, assaggiamo, ne prendiamo uno normale. E questo è il famoso skir. Ciao, grazie, ciao. Vabbè, abbiamo fatto sta spesuccia, poi con calma vi dirò più che altro il sapore. Il prezzo è ottimo, poi rispetto al total zero di quello che prendo io è praticamente la metà,
sia per quanto riguarda il quark sia per quanto riguarda lo schiena. Mo tocca vedere solamente il sapore. Valori nutrizionali più o meno ci sono, poi comunque ve li metterò qua sopra così vedete anche la differenza. Spero che questo video vi sia piaciuto, sempre qui con la spesa in mano. Noi ci vediamo prossimamente, segnatevi al canale e ricordatevi, never back down. Ciao!